Bene, con Alessandro ormai sono oltre 2 anni che lavoriamo. Alessandro, oltre ad essere docente della Geeks Academy, svolge l'importante ruolo di coordinamento scientifico della sede di Bologna. La sede di Bologna è una realtà che abbiamo lanciato nel 2018 e ha già avviato i primi corsi di ethical hacking. Quest'anno a pieno regime erogherà corsi anche di malware analysis. Alessandro è lo stesso docente che poi si occuperà di insegnare malware analysis al nostro corso che faremo a giugno. E Alessandro è un professionista che lavora ormai già da diverso tempo in questo settore. Già durante, devo dire in realtà, già durante gli studi universitari ha avuto modo di essere attivo all'interno di una struttura legata all'Università di Bologna, la Cesena Security, che ha avuto anche modo di coordinare e una volta terminati gli studi di ingegneria ha creato la propria azienda con la quale adesso opera per diverse aziende in Italia e all'estero. Quindi, insomma, è per noi un vero e proprio geek del tema e quindi con piacere adesso gli lascio la parola. Ciao a tutti, buonasera prima di tutto. Allora, qual è l'obiettivo di questa sera? L'obiettivo di questa sera è farci un'idea di che cosa significa essere un malware analyst. Ovvero, noi nel corso degli anni, nel passare degli anni, abbiamo notato sempre di più un'incidenza della cyber security nella vita quotidiana, sia da un punto di vista professionale che anche da un punto di vista privato. Su 10 persone, statisticamente, sono presenti 2 persone che sono state coinvolte da una minaccia malware nel 2018. Quindi, se vogliamo, tutto l'ambito della malware analysis, che è una specializzazione poi di un filone generico che è l'ethical hacking, si occupa appunto di affrontare questo problema, che è un problema che a oggigiorno deve essere sentito dalle persone, sia lato azienda sia lato privato, perché non è più solo l'azienda che ha dei dati personali, dei dati sensibili da difendere, ma è anche l'individuo, nel senso che non penso che nessuno di voi, nessuno di noi, abbia voglia che le proprie foto private vengano rese pubbliche, le proprie conversazioni private vengano rese pubbliche e che i propri dati privati vengano persi. Esistono vari tipi di malware, vari tipi di software malevolo che hanno proprio l'obiettivo di perpetuare quello che viene detto Cyber Security Kill Chain. La Cyber Security Kill Chain è un modello di attacco progettato originariamente dalla Lockheed Martin, quella che fra le varie cose fa anche gli aerei, per capirci, e che poi è stato preso come modello standard, modello generico, utilizzato un po' da tutte, se vogliamo, le aziende di sicurezza e quindi diventato uno standard di fatto. Nella Cyber Security Kill Chain, che poi una parte dell'ethical hacking che si affronta durante, ad esempio, il corso base di ethical hacking, Junior Expert, è tutto quel filone di attività che porta dall'approccio iniziale verso la vittima alla vera e propria infezione e esfiltrazione di dati e, ad esempio, compromissione di macchine e danneggiamento delle attività. Quindi a quelle che vengono dette actions of target, tipicamente. Un malware che cos'è? Un malware è un software che da un punto di vista tecnico e da un punto di vista teorico non ha nessuna differenza rispetto a un software benevolo. Cioè, la differenza principale fra un software malware, chiamato malware o virus, che era un termine più utilizzato negli anni 90, se vogliamo, e un software benevolo, sta solamente la differenza
sta solamente nelle intenzioni. Cioè, se noi ci pensiamo, per esempio, che differenza c'è tra un software che fa backup, che quindi salva e memorizza i dati su un supporto rimovibile con un personale disk esterno, ok? Che differenza c'è tra questo software qui e un software che fa esfiltrazione dati? Chi fa il corso di malware analysis capisce già dal primo giorno che non c'è nessuna differenza tecnica, a parte ovviamente alcune peculiarità, alcuni dettagli che ovviamente tendono a essere diversi. Però, in linea di principio, un software che effettua backup effettua la stessa attività tecnica rispetto a un software malevolo, a un malware che effettua esfiltrazione dati. I cosiddetti data leak, data breach, che si sente tanto parlare oggigiorno, sono causati da azioni malevoli, da azioni di attacco, che molte volte includono anche la presenza, l'installazione e l'esecuzione di un malware, di un software malevolo, che può essere uno script, può essere un programma, può essere l'infezione di un programma esistente. Quindi, ad esempio, il vostro Explorer risorse di Windows diventa un malware perché viene iniettato all'interno dell'Explorer risorse di Windows una parte di codice malevolo. E il software malevolo può essere utilizzato come mezzo, come vettore, per effettuare, ad esempio, esfiltrazione dati. Cos'è l'esfiltrazione dati? È semplicemente quell'azione che porta a un data leak, cioè all'uscita di informazioni sensibili, private, o comunque di un certo valore per l'individuo o l'azienda, verso l'esterno. Capiamo che rispetto a un software che effettua backup, che tecnicamente fa la stessa azione, quello che cambia è che in un caso un software che fa il backup lo fa in modo, non malevolo, cioè effettua la propria attività per fornire un servizio all'utente. Quindi sì, porti i dati all'esterno, ma li porti in un sistema di backup, in un sistema non malevolo rispetto all'individuo, mentre un malware che effettua esfiltrazione dati potrebbe diffonderli pubblicamente, potrebbe salvarli nei server privati, nelle macchine private di colui che ha perpetuato l'attacco, dall'attore dell'attacco, per ad esempio richiedere un riscatto, oppure potrebbe semplicemente avere un obiettivo di spionaggio industriale. Quindi possono essere tantissimi gli obiettivi. Ciò che contraddistingue in realtà un malware rispetto a un software benevolo è l'intenzione, e quindi ci poniamo subito di fronte a un grosso dilemma. Come facciamo tecnicamente a distinguere una cosa benevola rispetto a una cosa malevola quando la differenza, lato programma, non sta nel codice, sta nelle intenzioni? Si apre tutto il filone del malware analysis, si apre un mondo in cui si crea una verticalizzazione, una figura tecnica, perché quello che si va a affrontare non è un tipo di software malevolo, è una pletora gigantesca di malware, di tipologie di software malevoli e di varianti di software malevoli. Perché così come il poliziotto rincorre il ladro e certe volte vince il ladro perché riesce a scappare e certe volte vince il poliziotto perché riesce a catturare il ladro, anche fra colui che difende e colui che effettua gli attacchi c'è lo stesso rapporto. Certe volte i malware riescono a essere più furbi di colui che difende, che ad esempio nei casi più semplici è l'antivirus. In realtà, nei casi reali in cui si vuole garantire una certa sicurezza, l'antivirus non è sufficiente, perché la prima cosa che si impara quando si fa malware analysis è che gli antivirus, oggigiorno, e lo sono sempre stati, sono dei colabrodi, sono degli strumenti che servono per proteggere da parecchi attacchi, da tantissimi attacchi cosiddetti opportunistici, ma non sono assolutamente adatti per una protezione completa, per una protezione contro quelle che vengono dette minacce targeted. Tra le varie attività, ad esempio, che svolgo come consulente, ci sono anche tutto un insieme di attività relative alle simulazioni di targeted attack. Allora, in questo tipo di attività, cosa si cerca di fare? Si cerca di simulare una minaccia specifica contro un'azienda
E la prima cosa che si cerca di fare è far capire al cliente quali sono i punti deboli, quali sono le parti del cosiddetto vettore d'attacco, cioè del cosiddetto mezzo che è stato utilizzato dall'attaccante per far sì che l'attaccante riesca a perpetuare il proprio obiettivo di compromettere e di effettuare dei danni a quell'obiettivo specifico. Ora, in una simulazione di un target attack, che ha un'attività molto verticale, che richiede un'alta specializzazione, cosa si cerca di fare? Si cerca di coinvolgere delle figure che sono esperte anche nell'attività di malware analysis e comunque analizzano quotidianamente o comunque contestualmente alle proprie attività malware per cercare di capire quali possono essere le tipologie di attacco che fanno uso del binomio persona e software, perché non si attacca mai solamente il software, ma quello che si attacca tipicamente è l'insieme di software e persona, e quindi si cerca di capire quali possono essere i possibili vettori d'attacco che possono essere utilizzati, ivi compreso anche tutta la parte di creazione di malware specifico per perpetuare gli obiettivi della simulazione dell'attacco. Alcuni esempi di malware, cosa possono essere? Trojan, i cosiddetti cavalli di Troia. È un termine molto inflazionato, Trojan. Nel corso di Malware Analysis andremo a vedere, ad esempio, la differenza tra la definizione di Trojan e la definizione di virus, detto anche comunemente, che in realtà le varie definizioni di malware tendono ad essere abbastanza simili, non ci sono definizioni formali, però, ad esempio, una possibile minaccia che avete sentito, di cui avete sentito parlare, come ad esempio la minaccia ransomware, è molto diversa dalla minaccia Trojan. La minaccia Trojan è un software dormiente presente all'interno della macchina compromessa che può essere utilizzata per effettuare delle azioni malevoli. È il cosiddetto cavallo di Troia. Un ransomware invece non ha le caratteristiche di un Trojan, perché un ransomware ha le caratteristiche semplicemente di encriptare o eliminare quelli che sono i dati dell'utente, per far sì che l'utente, solamente in seguito al pagamento di un riscatto economico, possa riottenere i propri dati. Ovviamente un ransomware ha caratteristiche diversissime da un Trojan, perché un Trojan vuole rimanere nascosto, ad esempio, quindi ha tutte quelle attitudini, ha tutte quelle caratteristiche specifiche dell'evasion, cioè di evadere tutti quelli che sono i meccanismi di sicurezza. Quindi se io voglio simulare in un'azienda quanto è possibile infettarla tramite dei Trojan, dovrò effettuare quanto è possibile installare delle minacce, dei malware quindi silenziosi, silenti, e quanto questi possono rimanere dormienti nel sistema o quanto possono operare senza essere visti. Se voglio testare invece una minaccia ransomware, la protezione contro una minaccia ransomware e quanto è efficace l'azienda a gestire queste tipologie di minacce, devo cercare di capire se questa azienda, ad esempio, ha delle soluzioni di backup efficaci. Perché uno dei tanti possibili modi di sradicare la minaccia ransomware è semplicemente quella di effettuare dei backup e di effettuare dei backup in maniera sicura. Poi, in realtà, è molto più complesso di come ne sto parlando, però da un punto di vista concettuale è tutto qui. In base alla tipologia di minaccia malware, dobbiamo capire come gestire la minaccia. Un altro tipo di malware è cosiddetto RAT, cioè Remote Access Tool. Un RAT che cos'è? È un malware che si installa nella macchina della vittima, di per sé non ha nessun comportamento malevolo, quindi è anche abbastanza difficile, se fatto bene, da rilevare, e all'occorrenza, a partire da un server remoto, una cosiddetta botnet, è possibile impartire dei comandi nella nostra macchina vittima e far sì che questa macchina vittima possa eseguire l'attività che vogliamo. Ad esempio, comportarsi da keylogger, cioè memorizzare tutti i tasti che sono stati premuti dall'utente al fine di riuscire a individuare
le potenziali password e tutte le attività utente, e sfiltrare i dati, ha le potenzialità di usare quella macchina come trampolino di lancio per sferrare altri attacchi nelle macchine presenti nella rete, può svolgere una qualunque operazione in generale. E come si fa? Chi sviluppa malware come fa tipicamente? Allora, adotta quella che viene chiamata Command and Control Infrastructure, che è uno dei temi che poi in realtà andiamo a esplorare anche nel corso di Malware Analysis, perché è un concetto fondamentale che riguarda tutta la parte di una volta che abbiamo infettato la macchina, come facciamo a esfiltrare i dati? Come facciamo a impartire dei comandi da remoto? Come facciamo a far sì che no, la nostra cyber security kill chain riesca a perpetuare i propri obiettivi tramite una infrastruttura di command and control, cioè di comando e controllo. Tramite un bot master, l'attacca uno o più bot master, in base alla complessità del sistema, impartisce dei comandi tramite una rete di anonimizzazione, tipicamente, verso quelli che vengono chiamati bot. I bot sono delle macchine vittima, delle macchine compromesse che vengono utilizzate per sferrare gli attacchi. Perché questo? È molto semplice, perché in prima istanza, se si riesce a capire che è presente una minaccia, si va a cercare chi è il colpevole, molto semplicemente per fargli causa, ad esempio, o per chiedere dei danni, o per capire come fermare la minaccia, una minaccia simile in futuro. In questo contesto, quello a cui si riesce tipicamente a risalire sono i cosiddetti bot, cioè sono le macchine, i server pubblici che hanno impartito gli attacchi. C'è un problema, che molte volte questi server pubblici non sono di proprietà dell'attaccante, ma sono altre macchine, ad esempio il sito internet di turno, la macchina che ospita un altro sito internet, un'altra macchina compromessa presente nella rete. Tante di queste macchine vengono utilizzate assieme con macchine slave, in italiano schiave, per impartire dei comandi. Quindi tramite questa infrastruttura, che poi in base alla complessità può essere o client server distribuita, può avere tantissime caratteristiche che poi in parte andremo a vedere nel corso, è possibile impartire degli attacchi con un'alta protezione contro degli attacchi di antispionaggio, i cosiddetti kickback attack. Perché sovente chi fa difesa, tra la pletora di servizi che offre anche i servizi di kickback attack. Che cosa sono? È molto semplice. Se io difendo un mio cliente, ad esempio una banca, molte banche hanno dei servizi di SOC, di Security Operations Center, effettuano attività di difesa e cercano quindi di rilevare quali sono gli incidenti di sicurezza, i problemi di sicurezza. Può essere che in seguito a questa tipologia di attività e in seguito a un incidente vero, a un vero attivo, a una vera infezione, si possano allocare si possa allocare un budget per effettuare degli attacchi all'attaccante, cioè per effettuare il cosiddetto kickback attack. È un calcio all'indietro, no? Con la traduzione letterale. E quindi cerchiamo di attaccare l'attaccante per riuscire a fare analisi o contestualmente all'incidente o post mortem, in tal caso si chiama digital forensics, per capire qual è la sorgente dell'attacco. Quindi da qui capiamo che in realtà l'analisi malware è un'attività pervasiva, cioè non esiste, almeno io professionalmente non mi è mai capitato di fare un'analisi malware fine a se stessa. Tutte le volte che mi è capitato, tutte le volte che ho effettuato delle attività di malware analysis, capita molto spesso, è dovuto a attività o di pen testing, per cui contestualmente all'attività di pen testing ci si accorge che ci sono in realtà macchine già infette e quindi si sbloccano nuove attività, oppure contestualmente ad attività di digital forensics, cioè analisi post mortem di un'infezione, oppure in seguito attività di incident response. L'esempio che ho fatto adesso: si prova a difendere l'operatività di un cliente, tipicamente i clienti che fanno incident response sono grandi clienti, quindi banche, assicurazioni o comunque industry o aziende di una certa dimensione che
contestualmente a degli incidenti di sicurezza andati a buon fine, decidono di fare un'analisi più approfondita sulle minacce. Quindi, quali figure entrano in campo? Delle figure che devono essere in grado di esaminare, identificare e comprendere la natura dei cyber threat. Qui, secondo me, ricade un principio generale che in realtà è trasversale in tutta la cyber security. Nel senso, non è pensabile al giorno d'oggi, con la complessità di attacchi che ci sono, di essere con i paraocchi e di pensare di fare un lavoro e fare solamente quello. Cioè, una certa orizzontalità nella cyber security è necessaria. È necessario avere delle basi comuni per far sì che si riescano a identificare ad ampio spettro dei pattern comuni di attacco o comunque delle attività che magari si sono viste in altre forme, in altri contesti, e poi contestualizzare nella verticalizzazione che si sceglie. Per cui esaminare un malware comporta tutto un set di conoscenze di ethical hacking di base ed in più delle attività specifiche dei malware, perché quello che noi andiamo a analizzare non sono degli incidenti di sicurezza generici, ma dei problemi di sicurezza che riguardano nello specifico i malware, i software malevoli. Poi dobbiamo essere in grado di identificarli, cioè dobbiamo dire tra tutti i malware presenti, questo qui che malware è, che caratteristiche ha, perché i malware vengono classificati in base alla tipologia, quello che viene chiamato behavior, cioè alla tipologia di azioni che svolgono sull'individuo, e in base alla famiglia di malware, come vedremo, cioè quello che tutto sommato identifica le caratteristiche comuni. Facciamo un esempio parallelo, una metafora. Noi, per dire che quando vediamo un animale è un gatto, noi cosa andiamo a identificare? Se ha le caratteristiche di un felino, se è sufficientemente piccolo, se non è aggressivo, tutto un insieme di caratteristiche. Bene, gatto, cane, pecora, giraffa, questi qui sono tutte delle tipologie di animali. Allo stesso modo esistono delle tipologie di malware. Ok? Non esiste solamente la tipologia di ransomware. Perché? Perché esistono tantissimi ransomware, esistono tanti modi per sviluppare dei ransomware e di ogni tipologia di ransomware esistono tantissime varianti. Una volta che siamo stati in grado di identificare quale particolare tipo di malware abbiamo davanti, dobbiamo riuscire a comprendere il comportamento di esso. Che una volta che abbiamo fatto la parte di identificazione, siamo già abbastanza avanti, diciamo che una buona parte del lavoro l'abbiamo già fatto, perché se vogliamo è una delle parti difficili. Però anche riuscire a comprendere quali sono i cosiddetti indicatori di compromissione, che sono tutti quegli elementi specifici dell'attacco, della minaccia o del malware di per sé che ci forniscono delle informazioni su ciò che è avvenuto. E una volta che abbiamo ottenuto tutto ciò, andiamo a salvare tutti questi IOC o indicatori di compromissioni al fine di fornire un output utile a tutte le altre attività di gestione del rischio e gestione degli attacchi. Per esempio, potrebbe essere che in seguito a un incidente vengano richiesti gli indicatori di compromissione di una minaccia software associata. Oppure può essere che è presente una nuova minaccia software, si riesce a catturare un esempio di esso, un'istanza di questo malware, viene chiamato tecnicamente un sample del malware, un esempio di questo malware, lo si analizza, si estraggono gli indicatori di compromissione e li si mettono all'interno di un software chiamato antivirus. Infatti, gli antivirus sono sostanzialmente dei software che cercano di comprendere qual è il comportamento il comportamento dei software presenti e di identificare quali fra tutti questi software sono software malevoli. Di conseguenza, hanno bisogno di avere all'interno in pancia degli indicatori di compromissione da analizzare. Se gli indicatori di compromissione sono conformi a un particolare tipo di malware, l'antivirus accende la luce rossa e dice: attenzione, potrebbe essere un malware. Però capiamo bene che
questa attività è un'attività euristica, cioè è un'attività che ha un buon grado di falsi positivi. Da cui gli sviluppatori degli antivirus tipicamente cosa devono fare? Devono scegliere il giusto compromesso tra sicurezza e operatività, che è una delle cose più difficili in generale nella sicurezza, cioè garantire un buon grado di sicurezza senza compromettere l'operatività aziendale. E per cui molte volte si favorisce l'operatività al posto che la sicurezza, e molte volte gli antivirus lasciano passare cose che potrebbero essere malevole. Inoltre, è possibile, lato malware, adottare tutto un insieme di tecniche che servono per far sì che l'antivirus non rilevi tale software come una minaccia. Da qui capiamo bene che è possibile, in casi abbastanza avanzati, evadere l'antivirus. Quindi il primo concetto, secondo me, che deve passare almeno da questo webinar, che avrei piacere che passasse, è: non basta installare un antivirus per risolvere il problema delle infezioni. Okay? Questo è il modo, in realtà, con cui le aziende vengono compromesse, perché pensano di essere sicuri e in realtà non lo sono. E quindi serve la figura del malware analyst, che ha un percorso professionale in realtà che parte dall'ethical hacker, il mattone di base a cui in realtà accennava Antonio, per cui poi si può decidere se ad esempio analizzare delle vulnerabilità e quindi diventare un vulnerability researcher, fra cui ci sono tutte le sottoprofessioni di bug hunting, eccetera. Tutte le parti di penetration testing che hanno l'obiettivo di testare la sicurezza, controllare attivamente la sicurezza dei sistemi simulando degli attacchi, ovviamente in accordo col cliente e in base a opportune regole di ingaggio, senza compromettere in alcun modo l'operatività aziendale e le macchine. Perché se i penetration test fatti bene si effettuano in ambienti controllati e si effettuano con metodologie standard che hanno proprio l'obiettivo di evitare che si verifichino certi problemi. Poi c'è la figura del malware analyst che è l'oggetto in realtà di questa sera. Poi sono presenti altre figure, quelle di incident response a cui ho accennato, tutte attività di difesa contro le aziende, cioè a favore delle aziende, ecco. Attività di digital forensics, che sono attività molto simili alle attività di incident response, con la differenza sostanziale che sono attività post mortem, sono attività che si effettuano dopo che è avvenuta la compromissione e quindi si analizza il dispositivo o il sistema o la rete per individuare e capire ciò che è successo. Ma capiamo bene che gli ambiti di sicurezza sono infiniti. Cioè, ad esempio, un'attività che ho pianificato e che devo svolgere la prossima settimana come attività di consulenza per un cliente è tutta l'attività di adeguamento in seguito allo standard ISO 27001, che fra l'altro è uno standard che vediamo nel corso di Ethical Hacking. Perché? Perché alla fine la sicurezza, ci sono vari punti di vista. Quello che ho visto io è che in realtà la sicurezza la si può approcciare in due modi, o in modo verticale o in modo orizzontale. Entrambi i modi hanno dei pro e dei contro. Se vogliamo, un valore aggiunto che dà un consulente di sicurezza informatica è che ha visto tante cose e che quindi, e che quindi ha certe sensibilità che figure puramente verticali non hanno. Detto ciò, sia diventare verticali sia diventare orizzontali nella sicurezza informatica non è una cosa estremamente difficile, in realtà secondo me è più semplice di quello che sembra, e è una cosa fattibilissima, molte volte spaventa il fatto di analizzare dei malware, in realtà è una professione come tutte le altre, basta dedicare sufficientemente tempo allo studio e si può benissimo imparare. E in ogni figura professionale noterete che indipendentemente dalla verticalizzazione che prenderete, dovrete sapere un po' di tutte le altre cose. Quindi se fate malware analysis, un po' dovrete avere delle basi di penetration testing, di vulnerability research, di difesa e di analisi. Allo stesso modo se fate penetration test e se fate vulnerability research, eccetera, eccetera, eccetera. Ma anche se vi mettete a scrivere delle procedure aziendali, se fate sicurezza organizzativa, che a volte capita,
Il fatto di aver fatto a livello di consulenza tutte attività che riguardano, ad esempio, gli attacchi, fa sì che le procedure aziendali riesca a farle in modo tale che io so quali possono essere i punti d'attacco, perché ho visto anche il punto di vista dell'attaccante. Nella mia vita non ho fatto solamente procedure, e quindi il valore aggiunto di una figura orizzontale sta proprio nel fatto che si mette a scrivere delle procedure con cognizione di causa, con dei razionali. E questo è quello che io di solito consiglio, nel senso, prendiamo la figura del malware analyst, verticalizziamo, ad esempio, nel malware analyst, però è necessario il mattone di base di ethical hacking. Anche perché vedrete che dopo aver fatto la parte di ethical hacking sarà abbastanza semplice affrontare tutti i temi di malware analyst. Viceversa, se vi dovrete trovare a effettuare delle attività di ethical hacking avendo fatto anche malware analysis, ne risulterete facilitati. E che cosa si approfondiscono nell'ambito di interesse del malware analyst? Tutte quelle che sono le caratteristiche di software malevoli, fra cui le tipologie di malware, cosa che abbiamo appena visto, le tecniche di sviluppo malware, in realtà nel corso di malware analysis specifico di Vix Academy, e io tipicamente porto un esempio di malware recente che io ho analizzato professionalmente, ovviamente con tutte le cose oscurate, con tutte le specificità oscurate, e andiamo a vedere veramente come si effettua l'attività da un punto di vista pratico, cioè non vediamo come si vede in altri corsi. In generale, cos'è un malware, cioè cose che potremmo semplicemente trascritte nei libri, ma si va a vedere proprio quello che è un esempio di malware vero e assieme ci mettiamo ad analizzarlo, proprio perché ho piacere di far vedere che in realtà non è un'attività così impossibile da fare. Ovviamente, da un punto di vista professionale, richiede delle peculiarità, richiede comunque un certo investimento di tempo, però se si prende un esempio sufficientemente semplice di malware, riusciamo ad analizzarlo tutto. Perché dico sufficientemente semplice? Perché nella realtà poi ci sono una serie di complicazioni, come tutte le tecniche che utilizzano chi scrive malware per evitare che questo malware possa essere analizzato. Tra cui, ad esempio, tecniche di anti-debug, tecniche di anti-disassembly, di anti-decompile, eccetera, eccetera. Queste sono tutte tecniche che vengono utilizzate per rendere la vita difficile a chi fa il lavoro del malware analyst. Fa sì che l'utilizzo dei meri strumenti non è sufficiente, che è il motivo per cui finché a scrivere un malware sarà un essere umano, ad analizzare un malware dovrà essere un essere umano. E più bravo è colui che scrive malware, più bravo deve essere colui che lo analizza. Ok? E poi ci sono tutte le parti di tecniche di bypass, di sistemi di antintrusione, per cui ad esempio in realtà tutte le parti di penetration testing, quello che si svolge di solito è anche quello di testare quanto effettivamente gli antivirus, i sistemi di difesa perimetrali, firewall, next generation firewall, tutti i dispositivi acquistati dall'azienda sono efficaci per effettuare una difesa appropriata. In alcuni esempi la difesa automatica, cioè proveniente da prodotti, non è sufficiente. Molte volte è importante anche la difesa attiva di un essere umano. Questo è cosa a cui ho già accennato. Tipicamente è un'attività contestualizzata in attività di digital forensics, cioè analisi post-mortem, incident response, attacchi informatici e tutte attività di threat intelligence. Che cos'è la threat intelligence? È ad esempio questo. Questo è un servizio di threat intelligence che si chiama AlienVault, disponibile pubblicamente. Questo è un malware chiamato Gravity Rat. Per chi seguirà il corso capirà il perché ho messo questo screenshot. E questo è un esempio di malware che ha colpito recentemente varie parti del mondo. E questi sono i cosiddetti indicatori di compromissione, cioè quello che prima vi dicevo a voce lo trovate come esempio in uno strumento. Quella colonna indicator vi fa vedere tutti degli indicatori di compromissione. Questi sono tutti indicatori di compromissione. Gli indicatori di compromissione possono essere di vario tipo, ce ne sono tanti,
Questi, ad esempio, sono dei digest, che vedremo cosa sono, di indicatori di compromissione. Sono degli indicatori che se sono presenti, indicano che la minaccia è proprio un gravity wrap, di tipologia gravity wrap. Questo perché? Perché così diamo la mano a coloro che ci devono difendere, cioè alle guardie. Si tratta sempre di una guerra fra guardie e ladri. L'obiettivo del malware analyst, se vogliamo dirlo in due parole, è far sì che la guardia, colui che difende, abbia la meglio contro i cattivoni, cioè contro i ladri. Ok? Io con una par di base ci sarei. Qui trovate in realtà i miei dati sulla sinistra, i dati di Geeks Academy in generale al. Bene, a questo punto allora saluto te Alessandro e saluto tutti i partecipanti. Ciao Marco, con te poi ci sentiamo nei prossimi giorni per organizzare la prossima presentazione. Caro Paolo, ti aspettiamo alla prossima edizione di Erika Lacking. Se vuoi ci possiamo sentire domani per avere ulteriori dettagli che chiedevi anche l'ultima volta. Grazie a te, Gigi, grazie a te, Luca. Quindi, insomma, già ti sei prenotato per il prossimo webinar, va benissimo. Quindi, blockchain la prossima settimana, un altro importante tema, un altro importante settore che dominerà, diciamo, la nostra quotidianità come tecnologia nei prossimi anni. Bene, allora, di nuovo un saluto a tutti. Grazie a Giuseppe che ci ha assistito alla regia tecnica nell'ombra in questa presentazione, e collega della Geeks Academy che spesso poi risponde anche alle richieste di informazioni dei nostri candidati. Bene, di nuovo una buona serata a tutti e ci vediamo prossimamente. Ciao. Grazie a tutti, buona serata.